Una gara certamente non esaltante, bisogna convenire, mister. Sì, sicuramente non abbiamo avuto l'approccio alla partita come si è dovuto. È una partita che si pensava che si facesse una passeggiata, poi abbiamo avuto quella rimonda loro e sicuramente ci ha messo un po' in difficoltà, però diciamo che i ragazzi devono capire che nessuna squadra viene qua e ci regala qualcosa, quindi faccio un appello allo spogliatoio di tutte le partite, bisogna farla sicuramente con una mentalità diversa, con una cattiveria diversa e quindi di non fare più queste prestazioni, perché per gli spettatori è stato indegnoso. I rinforzi sono serviti a qualcosa oppure tutto è rimasto là nella forza della Palmese di come era prima? No, sicuramente hanno portato, al di là che abbiano portato un po' di qualità, ma anche delle soluzioni che possiamo variare, vari tipi di gioco, però in questa settimana si è lavorato molto per la partita di domenica prossima, perché là sicuramente dovremo tirare la migliore Palmese che sappiamo noi. C'è qualche giocatore che lascia a desiderare da un po' di tempo a questa parte? Sì, ci sta qualche giocatore, forse che perché si sente troppo sicuro di giocare. Questo, devono capire che adesso non c'è stata più questa possibilità, perché teniamo un po' tutti infortunati recuperati, dobbiamo recuperare solo Marini, poi si devono guardare un po' tutti quanti alle spalle, perché il posto non è sicuro di nessuno, quindi diciamo che loro devono capire che per questa casacca devono dare molto molto di più. Per quanto riguarda l'avvenire? Beh, viviamo la giornata, diciamo che sul campo noi siamo primi in classifica, però ci condanna questo fatto che ci hanno tolto questi punti, però non significa che noi molleremo, andiamo fino in fondo, perché ci sono le forze, la qualità e la mentalità di voler centrare questo obiettivo. Aspettiamo fiduciosi. Ma sicuramente, al di là dei punti che ci dovrebbero restituire, però noi sicuramente ce la dobbiamo giocare fino alla fine, perché ci sono le forze e ci sono la convinzione. Quindi la Palmese, oltre a vederla in classifica, bisogna vederla sul campo. Sicuramente oggi non fa test, perché non lo so, hanno forse guardato un po' la classifica di questa squadra e quindi l'approccio non è stato delle migliori, però in settimana mi farò sentire e sicuramente a Cicciano voglio una squadra diversa, una squadra che col piglio giusto, con la cattiveria giusta. Tanti auguri allora. Allora, forse ci siamo. Sì, finalmente abbiamo ottenuto un ottimo risultato in casa, che non era facile, che con queste squadre si sa bene che vengono qua, se per loro il pareggio, per loro la vittoria, vengono qua a chiudere e gli spazi si restringono. È un'abitudine a segnare doppietto oppure un nuovo capitolo? Sì, al di là dei gol, a me i gol se vengono bene che stanno, però altrimenti noi la nostra vittoria è vincere, i gol ci stanno, nel mio DNA diciamo. Che cosa lo esalta di più in questa squadra e che cosa lo fa sentire un po' estraneo? No, estraneo niente, perché come ripeto il gruppo è un ottimo gruppo. Se ci mettiamo sotto, come se prendiamo fiducia come noi stessi, che il mister ci dà fiducia, possiamo ottenere un ottimo risultato. Ha legato maggiormente con qualcuno? Sì, come ripeto, tutti i ragazzi che già conoscevo, come il capitano, come Addeo Nappi, sono ragazzi eccezionali, faccio veramente i miei complimenti come uomini e come giocatori. Che cosa ti manca ancora per raggiungere il massimo? Diciamo che per raggiungere il massimo mi manca vincere il suo campionato a Palma e poi siamo nel top dei top. Ci conti? Sì, se ci danno questi 7 punti che dicono che devono arrivare, siamo là, siamo a parità punti, altrimenti ricordiamo alle due capoliste sullo Felegranese e sicuramente lotteremo fino alla fine. Va benissimo. Allora, un debutto in assoluto. Sì, sono molto contento di giocare nella squadra del mio paese, abbiamo fatto un'ottima vittoria e spero che vinceremo questo campionato tutti uniti. Fai parte del vivaio oppure un acquisto?
No, un acquisto, ma faccio anche parte del vivaio. Dove hai giocato prima? Stavo a Vallo Lauro, sempre in categoria, e mi ha fatto molto piacere di giocare. Un palmese che gioca a Vallo Lauro, e poi da Vallo Lauro, forse sono state le sonante sconfitte del Vallo Lauro a portarti qua. No, anche la società di Palma mi ha chiesto, però io sono contento di stare qua e sono contento anche di vincere questo campionato insieme alla società e tutti noi. Qual è il ruolo tuo? Esterno di centrocampo alto. Che significa? Spiegami un po' che significa esterno di centrocampo alto. Cioè, se non sei mai coi piedi a terra. Cioè, bravo, in senso che mi piace correre, fare. Segni pure? Ogni tanto. Ogni tanto? Come a me, cioè, fa piacere segnare, vincere, spero di fare tanti gol come ho fatto a Vallo Lauro. Hai segnato molto con Vallo Lauro? Ho fatto 2 gol, 6 punti, e spero di fare con la Palmecche altrettanto. Ti senti forte, no? No, sono ancora giovane, devo crescere. Di chi pensi di prendere il posto in questa squadra? Ma il posto bisogna conquistarlo, no? Non è mio il gol, c'è una rosa di tanti giocatori. Hai visto qualcuno che potrebbe fare al caso tuo, che potresti inserirsi a posto suo? No, ma insomma c'è Pastore che è altrettanto bravo, è classe 90, ci sono molti giocatori bravi, cioè non fanno differenza, siamo tutti uguali. Domenica ci sei o no? Sì, ci sono. In campo o fuori? No, la questione è decisione dal mister. Prendere. Che cosa ti aspetti? A me farebbe sempre piacere giocare con questa maglia, e poi dipende dalla società, dal mister. Di dove sei? Io di Palma Campania. Diciamola forte. Palma Campania. Quindi un palmese di Palma. Quindi la Palmese si può chiamare anche così, perché avanta nelle sue file effettivamente un giocatore locale. Locale. Auguri. Grazie, altrettanto.